cambiato ciò che si deve cambiare anche per gli acquedotti, abbiamo bisogno di tubi, di, in particolare di una rete, in entrambi i casi si tratta di una rete, nel caso della fognatura bianca, di una rete in, a gravità, nel caso di una fognatura, nel caso di una fognatura nera, sempre di una rete a gravità, che avrà altri requisiti. Nel caso dell'acquedotto, di una fognatura di pressione. E quindi vi parlo un po' di condotte. Che cosa è importante per noi sapere delle condotte? Due cose innanzitutto: il diametro interno e il diametro esterno. Perché il diametro interno è responsabile della quantità di materiale o di acqua, o di soluti o di quel che è, che passa attraverso. Il diametro esterno invece ha a che fare con la cosa in opera e quindi con gli ingombri delle tubazioni. Un altro elemento importante è la lunghezza di queste tubazioni, cioè la pezzatura con cui viene fornita. È evidente che la pezzatura ha dei risvolti, assieme anche al peso dei tubi, ha dei risvolti nel cantiere che viene implementato, no? Per esempio, su come viene posta, e in particolare su come viene posta in opera tutto il sistema. Un elemento che normalmente si tenderebbe a trascurare, che invece è di estrema importanza, è come sono fatti i giunti di queste tubazioni. I giunti sono fatti in un certo modo in dipendenza dei materiali che vengono usati, e poi vediamo che materiali vengono usati. E quindi bisogna conoscere un minimo di questa, anche di questi elementi. Queste sono le caratteristiche materiali dei tubi. Ovviamente ci sono anche caratteristiche idrauliche. La prima delle caratteristiche idrauliche è la scabrezza, non scabrosità come mi ha scritto uno nel compito, che non so se contattarlo alla pubblica fustigazione, ma comunque poi gli ho dato anche la sufficienza, quindi. Però in altri tempi una cosa di questo tipo avrebbe generato il lancio del compito fuori dalla finestra e così via. Scabrezza si chiama. Dopo, appunto, mentre si fa un compito, io posso anche capire che qualcuno si faccia prendere dall'emozione e possa anche sbagliare, per esempio leggere una domanda al posto di un'altra. Però, vabbè. E a queste caratteristiche poi i materiali si aggiungono delle altre, in particolare quasi tutti i tubi vengono forniti con un rivestimento, salvo i tubi di materiale plastico, con un rivestimento interno e un rivestimento esterno. In particolar modo quelli che sono materiali metallici, anche in queste cose bisogna sapere un minimo. Qual è la fonte migliore per avere tutte queste informazioni? La fonte migliore per avere tutte queste informazioni, se non ci occupiamo di tecnologia per la produzione dei tubi, sono i cataloghi delle ditte produttrici. Anche perché questi sono aggiornati sia sulle qualità dei materiali e sulle varie attrezzature e ovviamente poi anche sui costi. Quali materiali abbiamo a disposizione per fare dei tubi? Se guardiamo naturalmente sulle ere geologiche, noi abbiamo, sono fatti tubi di tutti i materiali disponibili. In giro esistono tubi di piombo, che naturalmente sapete non vanno bene per la distribuzione delle acque, soprattutto quelle potabili. Esistono tubi in coccio, in materiale, esistono tubi in legno, e questi materiali non si usano praticamente più. Quelli che si usano in questo momento sono la ghisa e l'acciaio come materiali metallici, poi ci sono i materiali plastici, e i materiali plastici sono il polivinil cloruro, che viene usato sia nelle forniture che negli acquedotti.
tempi, anche se qualche tempo fa si era detto, poiché poi questi materiali plastici decadono e producono dei materiali, dei sottomateriali che possono essere anche cancerogeni, in un certo momento c'è stato un allarme, come quindi dici, quelli che vengono prodotti adesso però sono garantiti, diciamo, di non produrre questo tipo di elementi. E poi i materiali cementizi, il calcestruzzo e calcestruzzo armato generalmente. Dei materiali cementizi mi sono dimenticato di nominare anche il quello che si chiama fibrocemento. Storicamente, qualche non tantissimi anni fa, ma veniva prodotto il fibrocemento, veniva prodotto con fibre di asbesto, cioè sì, esatto, che è cancerogeno, ovviamente adesso questo non viene più prodotto, comunque in genere sono fibre di vetro adesso, quando c'è un materiale rinforzato con fibre. E il grass, che è un materiale ceramico, tutti i grass sono materiale ceramico e vengono usati quando ci sono acque aggressive dal punto di vista chimico. Ciascuno di questi materiali porta con sé alcune caratteristiche. Quali sono le caratteristiche di cui dobbiamo tenere conto? Beh, alcune le ho già elencate, sono quelle che propriamente hanno a che fare con la costruzione della fognatura dell'acquedotto, cioè le dimensioni. No? Allora, le altre hanno a che fare con le caratteristiche idrauliche, quindi prevalentemente la scavezza, oltre che la geometria, che entra in modo rilevante nel calcolo delle caratteristiche idrauliche. L'altra caratteristica è il peso, perché a seconda di quanto queste tubazioni pesano, possono essere poste in opera da una sola persona, oppure bisogna avere dei piccoli strumenti, insomma degli appropriati strumenti per la posa in opera. E dell'aggressività abbiamo anche già parlato, e poi mi verrà in mente, manca qualcosa, ma in questo momento ve lo dico dopo. Le tubazioni, allora andiamo con ordine, quindi i materiali. Il primo materiale che nomino è la ghisa. In giro per gli acquedotti italiani esistono ancora tubi in ghisa che viene chiamata ghisa grigia. Questo è un tipo di ghisa che praticamente non si produce più. Cioè, sapete che la ghisa non è altro che del ferro additivato con carbonio e eventualmente altre sostanze. La ghisa grigia cosiddetta, che si conosce da un sacco di tempo, è una lega che si tende a formare in foglietti, e questi foglietti poi si sfaldano, creano delle cricche, e quindi le tubazioni in ghisa grigia non sono propriamente delle resistenti ad alcuni fenomeni che poi vado ad elencare, ma forse magari vi immaginate da soli quali potrebbero essere. Nessuno mai vi ha parlato di tubi, di questa roba, una lezione del tubo. La cosa interessante sarebbe se l'avessi fatta tubino la lezione sul tubo, o anche tubini, che è il vostro esercitatore. E invece, una volta additivata con la produzione con una piccola quantità di magnesio, viene cambiata la struttura cristallina della ghisa, in particolare si forma in piccoli granuli ed è molto più resistente. Diventa molto più resistente. Beh, le altre caratteristiche che ovviamente non vi ho nominato prima, sono le caratteristiche di resistenza alla trazione e alla compressione. Come potete immaginare, questi materiali metallici, in particolare la ghisa, ha grande resistenza a compressione e grande resistenza a trazione.
Quindi in alcuni casi, per esempio laddove, non so, se io devo mettere una fognatura sotto un aeroporto, magari metto un pino in ghisa, perché questi mi garantiscono una resistenza alla compressione. Offrono resistenze meccaniche di qualità superiore rispetto alle altre tipologie di tubazioni, hanno anche un costo superiore. Costo superiore che non è solo la produzione, il costo di produzione, quindi di vendita dell'elemento, ma anche poi nella posa in opera, perché questi elementi tendono ad essere pesanti, vengono forniti in barre 12 metri, per esempio, anche, sono piuttosto lunghi, ma comunque bisogna poi anche metterli in opera correttamente, allineandoli in maniera opportuna. Sì, di tutte queste proprietà vi ho già parlato, in particolare queste sono interessanti, cioè la resistenza alla pressione interna rispetto ai diametri addominali. In realtà la resistenza alla pressione, cioè abbiamo nominato prima il fatto che questi devono essere resistenti alla compressione, in alcuni casi, soprattutto su queste tubazioni le facciamo lavorare in pressione, non è il caso quindi delle forniture, devono resistere anche ad una pressione interna. Il tubo di per sé resiste a pressioni molto alte, là dove la resistenza viene a mancare è nei giunti eventualmente. Proprio per questo c'è grande attenzione, bisogna porre grande attenzione a come sono fatti i giunti e come questi vengono posti in opera. Qui ci sono alcuni elementi come vengono prodotti questi tubi. Generalmente la ghisa viene fusa e poi il tubo viene prodotto per centrifugazione, mentre per esempio poi vedremo, cioè poi vi dirò, anzi ve lo dico subito, questo punto, l'acciaio viene estruso, la plastica viene estrusa, si parte da barra e poi vengono le macchine di lavoro, qui viene fatta la colata e viene centrifugata. Normalmente non mi soffermo molto su questi aspetti, però in particolare per la ghisa ha fatto che venga prodotta per centrifugazione può comportare a dei difetti di fabbricazione che possono essere anche rilevanti. Nel senso che se per qualche motivo l'operazione va bene, i diametri interni possono non essere corretti, quindi voi fate un progetto e poi vi trovate per esempio con soprattutto può succedere nel caso del sistema funzioni a preimpressione, di non avere le pressioni che dovreste avere. Esempio, l'impianto di acquedotto fatto per il rilevamento del bondone, in un certo momento aveva dei problemi di pressione, non si capiva perché non forniva la pressione adeguata, ed era perché la centrifugazione, in questo particolare non tanto della ghisa ma quanto dei materiali di rivestimento interno, era stata fatta male, quindi il diametro non corrispondeva al diametro nominale interno del sistema. I materiali metallici devono essere protetti esternamente ed internamente, perché tendono i materiali, un metallo, come tutti voi sapete dagli elementari, è un buon conduttore. Quindi quando voi mettete una barra di metallo, anche se non fosse un tubo, la mettete all'interno di un terreno, avete un conduttore che è contenuto in una certa altra cosa, che magari contiene anche dell'acqua. Quindi si va a costruire una specie di pila elettrolitica. In particolare, in dipendenza dalle caratteristiche del suolo, in dipendenza dalle caratteristiche anche dei materiali metallici, magari quando ne mettete, poi vediamo degli esempi, si vengono
la parte metallica che voi andate ad inserire viene a costituire un nodo di una pila, o un anodo di una pila. In questo caso l'operazione di cessione di elettroni all'interno del sistema corrisponde alla produzione, per esempio, di atomi di ferro che si liberano, in particolare di ferro più, che poi si disgrega, va a costruire delle cricche del sistema. Quindi il rivestimento esterno e anche il rivestimento interno. Come sono fatti questi rivestimenti? Malte cementizie, anche materiali plastici, bitume. Oggi chi produce malte comunque è il signor Mapei, per esempio, è in genere un chimico abbastanza sofisticato, cioè quelle che noi chiamiamo malte in questo caso sono spesso delle, sono delle sostanze con additivi, magari anche di materiali plastici molto complicati, che hanno capacità e caratteristiche molto, molto particolari. Quindi non sono cose normalmente semplici. In questo campo, tra l'altro, lo sviluppo negli ultimi 20 anni è stato molto grande. Come sono fatti i giunti delle tubi in ghisa? Beh, la ghisa si salda o non si salda? Esatto, la ghisa non si salda. L'acciaio si salda, la ghisa non si salda. Inzaniere qua. Queste cose sono quelle cose che sì, corrispondono a grandi... non è rocket science, ma che uno deve, sul quale uno, che uno deve sapere. Allora, la ghisa non si salda, quindi si approntano dei giunti che sono a bicchiere. Questo significa in sostanza che c'è un maschio e una femmina che viene inserita via via. Un altro tipo di giunto che c'è è il giunto flangiato. Il giunto flangiato sono praticamente il tubo ha delle espansioni in cui vengono praticati dei fori e in corrispondenza di questi fori vengono poi inseriti dei bulloni e delle viti che effettuano la giunzione qui del sistema. Se noi andiamo a mettere in opera il tubo nel terreno useremo sempre cose del tipo a sinistra, cioè un giunto a bicchiere. Se invece andiamo a mettere in opera il nostro sistema all'interno, per esempio, di una vasca di sollevamento, poi ne vediamo uno, comunque all'interno di un dispositivo, di un processo di ispezione, in cui dobbiamo mettere e togliere dei dispositivi, andiamo ad usare il giunto flangiato. Tra l'altro potete chiaramente immaginare che questi punti, se non sono ben poi protetti, sono anche dei punti potenziali di ossidazione e quindi di alterazione del tubo. Mettere in opera i tubi flangiati anche, tra l'altro, non è così semplice, perché il tubo deve essere bene allineato, non è neanche così difficile, ma voi dovete pensare che anche pesante, non è una cosa leggera che io muovo a disposizione. I due tubi devono essere allineati perfettamente e la chiusura deve essere fatta in modo perfetto. All'interno del giunto, questa è una sezione di un giunto a bicchiere. All'interno, questi qua sono disegni che non ho mai cambiato, ma quando leggete corda di amianto capite che questa ha meno 50 anni, sta figura qua. All'ingresso le corde non sono più di amianto, sono degli anelli di materiale plastico che vengono messi e questi vengono inseriti qui dentro, cioè in genere qui c'è una guarnizione, viene inserito in pressione quando
il sistema è inserito come questo, la guarnizione è comunque elastica e chiude perfettamente il nostro tubo. Ovvio che chi fa questo mestiere lo sa fare, ma un minimo di attenzione bisogna averlo per farlo bene. Questi sono, sopra di vedete di nuovo una sezione di un tubo di questo tipo, i costruttori ne danno a decine, sotto invece vedete la flangia, qualche volta le flange proprio per evitare questa richiesta di essere altrimenti poste perfettamente in opera, hanno un margine di flessibilità, come vedete con le flange orientabili che vedete a sinistra. L'acciaio è una lega di ferro con tenore di carbonio inferiore alla ghisa. Conseguentemente a questo minore tenore di carbonio, le proprietà meccaniche e generali dell'acciaio sono un po' diverse da quelle della ghisa. Per esempio, prima dicevamo, era lei che diceva, no? La ghisa non si salda, l'acciaio invece si salda. L'acciaio può essere lavorato per estrusione. Questo significa, da un punto di vista pratico, che i diametri dei tubi di acciaio possono essere minori e questo comporta un peso minore del tubo. E naturalmente il peso minore comporta una più facile posa in opera del tubo stesso. Le tubazioni in acciaio hanno grande resistenza sia alla pressione esterna che interna, però sono molto più vulnerabili. La ghisa è vulnerabile alle correnti vaganti, questo prima all'ossidazione, ancora di più lo è l'acciaio. Ora, la maggior parte degli acquedotti che per esempio ci sono qui in Trentino sono stati fatti con tubazioni in acciaio, che benché protette internamente ed esternamente, quindi dopo un po' di tempo cominciano a presentare cricche dappertutto. Quando voi sentite dire gli acquedotti italiani sono un colabrodo, non è perché qualcuno, come dire, ci ha lucrato vendendo dei tubi fatti male, è perché questi tubi sono giunti alla fine della loro vita utile. Gli acquedotti sono stati fatti nel primo dopoguerra, diciamo fino a metà degli anni, all'inizio degli anni 70, quindi si parla di da 70 a 50 anni fa più o meno. Gli acquedotti che noi usiamo adesso hanno questa età. Molte delle tubazioni sono tubazioni poste in opera 50 anni fa ed è un miracolo che ancora lavorino, però in alcune situazioni il 70% dell'acqua che viene prodotta, diciamo, dalla sorgente o comunque dall'opera di captazione, poi si perde per strada proprio per questo motivo. Comunque i tubi di acciaio leggero, resistente alle compressioni e così via, è stato usato in grande dappertutto. Se vi facessi la domanda, ma i tubi metallici hanno una protezione attiva o passiva? Beh, la protezione passiva c'è sempre, anche i tubi metallici, anche i tubi in acciaio sono ricoperti internamente ed esternamente in modo opportuno, sempre con gli stessi elementi. Siccome possono essere prodotti appunto spessori inferiori, sono più leggeri della ghisa, possono essere prodotti in tubazioni più lunghe e soprattutto esistono i giunti a bicchiere come quelli sopra, anche se confesso che io dal vivo questo in mezzo non l'ho mai visto, gli altri due sì, cioè come ma il giunto può essere saldato,
essere fatta una saldatura di testa. Questa in verità non è tantissimo consigliabile, perché una saldatura di questo tipo qua non esiste tanto. No? Ho già detto che alcuni acquedotti sono in opera da 50 anni, cioè questa cosa deve resistere 50 anni per operare bene. Quindi di solito una saldatura di questo tipo qua, cioè sempre con cioè una parte del tubo che è leggermente più grande, si forma un bicchiere che poi però viene saldato. Dei rivestimenti abbiamo già parlato, ci sono dei rivestimenti di tutti i tipi. Un altro tipo di giunzione che viene fatto è questa con, vedete, con un manicotto. I due tubi di destra e di sinistra sono giuntati, poi c'è un manicotto che viene fatto scorrere e poi questo viene ulteriormente saldato sopra. Il problema principale delle, a parte il costo relativo, che per esempio il tubo in diesel con gli strati di rivestimento può essere costoso, ha ovviamente proprietà meccaniche superiori, ha i tubi metallici, hanno grandi problemi di corrosione. Come vi dicevo prima, quello che può succedere è per una serie di eventi più disparati, dopo ve ne elenco alcuni, una parte del tubo può in pratica andare a costituire un anodo, mentre un'altra parte del tubo, oppure anche un altro elemento, comunque in continuità elettrica, la può costituire un catodo. Quello che succede allora è che il ferro che c'è all'interno dell'acciaio o della ghisa viene libera due elettroni che se ne vanno per conto suo e forma viceversa, forma una cricca sulla superficie, forma in il primo elemento degli elementi degli ossidi o degli idrossidi di ferro, che poi disgregano il tubo. Non entro molto nel dettaglio qui delle cose, perché non è così importante per noi. Quello che è più importante è tenere conto del motivo per cui questo succede. Il primo motivo è, sono i terreni in cui si va a fare la posa in opera. Se i terreni sono umidi, tipicamente favoriscono questo tipo di fenomeni. E in particolare l'umidità è un elemento importante per andare a caratterizzare la conducibilità elettrica del terreno. Per queste qui vedete le resistenze tipiche dei terreni, no? Ci sono terreni che vengono detti molto aggressivi in cui la resistenza è minore di 2000 ohm per centimetro. Poi ci sono terreni generalmente non aggressivi, come vedete, per varie categorie. Qua diciamo le categorie inferiori, i terreni molto aggressivi però vedono un livello di 2000 ohm per centimetro. Questi sono terreni umidi, normalmente in cui c'è dentro dell'acqua, quindi per esempio dei terreni limoso-argillosi potrebbero essere di questo tipo. Certamente anche i terreni sabbiosi quando vi è una costante presenza della falda, ma il terreno sabbioso generalmente drena anche molto velocemente, quindi tende ad essere nelle categorie in cui che voi avete più sotto. Infatti quando voi fate una posa in opera generalmente scavate la vostra trincea in cui mettete i tubi, poi vediamo alla fine, vediamo anche una sezione di scavo, e riempite questa trincea con un materiale drenante tipo appunto una sabbia o anche una ghiaia in alcuni casi, anche per evitare queste situazioni. Il risultato è questo dell'ossidazione del. Vedete che la sezione, non so, cioè a parte le cricche che si vengono a formare e i conseguenti buchi all'interno dei tubi con le perdite, ma un effetto non secondario comunque è anche l'alterazione della sezione interna del tubo, che si forma tutto questo materiale ferroso
che va ad alterare la sezione del tubo, quindi questo tubo non risponde più alle condizioni idrauliche per cui voi l'avete progettato, sia quelle di scabrezza, tornando al termine di prima, sia quelle più puramente geometriche della sezione. Ci sono altri elementi anche che rendono i terreni particolarmente predisposti ad aggredire i tubi metallici. Per esempio, un edificio come Mesiano ha una caratteristica che vediamo se si può anche verificare qui. Cosa sono queste? Sono prese a terra queste. L'edificio come Mesiano scarica a terra una quantità di corrente considerevole. Quindi se sotto qua passano dei tubi metallici non protetti, questi sono soggetti comunque anche a delle correnti vaganti. Tipicamente le correnti vaganti sono anche presenti in un'altra zona, per esempio dove ci sono le ferrovie, i treni prendono l'energia elettrica dalla rete e la scaricano sui binari. E quindi ci sono delle correnti vaganti. La presenza di correnti vaganti è di nuovo un fenomeno che influisce sulla corrosione. Un altro elemento che influisce sulla corrosione è l'accostamento di metalli diversi, tra cui anche leghe diverse. Per esempio, uno dice sempre: ho questi due tubi di acciaio, ma la sarcinesca che ci metto in mezzo, ne ho una in ghisa, metto la sarcinesca in ghisa. Errore! Perché il tubo di acciaio diventa in questo caso una zona anodica e quindi soggetta, cioè stiamo costruendo una pila con correnti di piccolissima intensità, ma comunque rilevanti per produrre la corrosione che vogliamo evitare. Un altro caso tipico. Due terreni di natura diversa, per esempio un terreno argilloso più umido, e un terreno sabbioso tendenzialmente più secco. Da questa parte, minore resistenza tende a costituire una zona anodica. Quindi, sto pezzo qua di tubo, anche se il tubo è dello stesso materiale, fatto lo stesso giorno, nelle stesse barre. Lungo il tubo si vengono a costituire zone anodiche e zone catodiche, dove ci sono le zone anodiche e le zone catodiche, queste vengono naturalmente nasce il fenomeno della corrosione. Dei treni abbiamo già parlato, 1987, 40. No, 32 anni fa, voi non eravate ancora nati, quel disegno lì era del 1900. Oltre alle protezioni, è una cosa che dovete sapere, almeno così, che esiste, anche se non necessariamente nel dettaglio, è che oltre alle protezioni passive, cioè lo mettiamo dei rivestimenti, di materiali plastici, materiali bituminosi, delle malte, abbiamo detto, all'interno e all'esterno di questi tubi, e questi in qualche modo vanno a proteggere i nostri tubi. Esistono anche delle protezioni attive. Protezioni attive generalmente sono l'immissione di correnti elettriche in maniera tale da rendere far sì che il tubo che prima era un anodo diventi un catodo. E allora ci sono in particolare dei valori di potenziali di queste correnti che possono essere venire immesse, che si chiamano soglie di immunità,
e che possono essere fatte in questo modo. Per esempio, qui c'è un posto di misura, vedete c'è una circuitazione elettrica. In particolare qui viene quindi imposta una corrente sul tubo in modo tale da renderlo un catodo, e nello stesso tempo però si mette anche un materiale che si chiama un anodo sacrificale, in questo caso una barra di magnesio, che diventa un anodo. Questo sarebbe stato un anodo, ma però se ci mettiamo una barra di magnesio, la colleghiamo così via, questa diventa la barra di magnesio diventa un anodo e viene si chiama anodo sacrificale perché viene man mano corroso mentre il tubo rimane inalterato. Questo invece è l'idea di un dispersore di corrente, sulla condotta appunto viene dispersa della corrente però in modo tale da renderla un catodo e non un anodo. Vabbè, questo era semplicemente l'idea che queste cose bisogna tenere conto e per darvi un'idea del tutto generale sulla questione. Abbiamo detto materiali metallici, secondo il tipo di materiali, materiali plastici. Per esempio polimeri come il polietilene, cioè sono delle catene delle molecole ripetute, in questo caso di atomi di idrogeno e di carbonio, possono avere strutture più o meno complicate, sono i materiali plastici di cui siamo circondati in tutti i modi. Beh, sono termoplastici e termoindurenti, questo introduce un'altra idea che prima non vi avevo introdotto, cioè che ciascun materiale ha anche una certa resistenza alle temperature. Ovviamente i materiali metallici resistono alle alte e anche alle basse temperature. Così anche poi vedremo anche i materiali lattidei hanno una certa resistenza alle temperature. Materiali plastici in particolare invece con le temperature si deformano. I materiali termoindurenti si induriscono con la temperatura e poi perdono le qualità di elasticità, diciamo, che sono soggetti a delle deformazioni plastiche. Altri no. Quindi ci dà una prima avvertenza che i materiali plastici evidentemente hanno delle qualità che adesso andrò ad elencare. Però hanno anche alcuni difetti importanti, uno di questi è bisogna stare attenti a quali sono le temperature in cui le tubazioni dei suoli, in cui le temperature in cui queste tubazioni vengono poste. Un vantaggio dei materiali plastici è che sono leggeri, quindi possiamo produrre. Conseguentemente sono facili da mettere in opera, costano anche poco, costano sicuramente di meno dei materiali metallici, si possono produrre in singoli tubi piuttosto lunghi, anche di 12 metri, o addirittura in alcuni casi in rulli. In particolare se si tratta di polivinil cloruro, che poi vado a nominare, voi in qualche modo lo avete presente, perché se avete presente sicuramente quei tubi generalmente di colore arancione o bianco, di una plastica leggermente rigida, quello lì è il polivinil cloruro. Vi sarà capitato a vedere però, anche sono sicuro che voi da quando avete cominciato questo corso, ogni volta che vedete un cantiere guardate i tubi, le cose così con grande trasporto, vi sarà capitato di vedere dei rulli e su questi rulli dei tubi generalmente di colore nero con una linea di solito azzurrina. Questi per esempio sono le polietilene ad alta densità, cosiddetto, che vengono usati per esempio normalmente negli acquedotti. Hanno una buona resistenza alle pressioni interne questi materiali perché, come vediamo nelle slide successive,
I materiali plastici hanno, beh, hanno dei giunti sempre a bicchiere, ma possono venire saldati, quindi cioè la, in sostanza la resistenza del materiale plastico alle pressioni sia interne che esterne è, non ha il difetto di dover fare il conto con i problemi particolari delle giunture. Sono fabbricati per estrusione, cioè da bassa densità e ad alta densità. La densità del polietilene è comunque inferiore a quella dell'acqua, è 9,3, 9,4. E per dire il PVC, che è comunque ha una densità inferiore a quella dell'acqua, è più denso del polietilene ad alta densità, che quello a bassa densità evidentemente ha una densità ancora minore. Ha una cosa che mi sono dimenticato di dire, quali sono le dimensioni del diametro interno. Solitamente tubi in ghisa possono essere prodotti con diametri interni fino al metro, se ne vedono in giro anche fino a 60 cm. Grandi diametri non ci sono. Così pure materiali plastici. Normalmente tubo di diametro interno massimo è 1,20 m. Quindi non si hanno sempre a disposizione tutti i diametri possibili. Se qualcuno di voi ha già cominciato a fare delle prove su quali sono i diametri che escono per esempio nelle fognature, problemi statici a parte, vede che escono dei diametri per esempio anche di 2 m, allora in quel caso anche solo per questa ragione non possiamo usare materiali plastici. Il polietilene, quando è di piccolo diametro, può essere fornito in tubi, in rotoli. E quindi cos'è il rotolo? Io ho un chilometro, c'è un modo di dire, cioè un rotolone grande, gigantesco, con questo tubo, e posso coprire centinaia di metri con un singolo tubo senza dover giuntare nulla, semplicemente badando ovviamente che lo scalo sia fatto bene, che il tubo, soprattutto se in questo caso io sto pensando ad un acquedotto, evidentemente, non ho bisogno neanche di essere estremamente rigoroso dal punto di vista delle pendenze, perché funziona tutto in pressione, e allora questo va tutto bene. Ci sono anche in barre, talvolta è conveniente usare la barra, perché per esempio alcuni anni fa ci siamo imbattuti in un problema, nel problema di dover andare a costruire un acquedotto in Africa, non io che non faccio questa cosa in realtà, ma un mio collega. E allora uno dei problemi era che ci si doveva portare dietro tutta anche i tubi, perché in Ruanda, che era il posto, non c'era nessuna fabbrica di tubi, no? E allora che tubi scegliere? Allora la prima scelta diceva, uno diceva, mi porto dietro dei tubi in polietilene ad alta densità. In realtà viene più conveniente, ho visto anche la meccanica della cosa che era veicolata da una ONG, veniva più conveniente fornirli in barre, perché le barre stanno bene dentro i container e poi diametri diversi possono essere messi uno dentro l'altro. Questo per raccontare appunto che la fornitura di un sistema, di una cosa, può variare a seconda di dove la comodità, ma dipende anche da dove questa cosa viene fatta. E in particolare, in quel caso lì appunto si sceglie solo non dei tubi in PED ma dei tubi in PVC, che sono quelli che vediamo dopo, e così via. Polipropilene sempre hanno una resistenza decente alle pressioni interne, 16 atmosfere, cosa vuol dire? 150 metri di colonna d'acqua, è una bella resistenza. Se voi pensate le tubazioni, la rubinetteria che abbiamo qui dentro resiste, è un PM6 penso, PM
75, cioè gestisce 7 atmosfere e mezzo. Quindi qua siamo nell'ambito di poter, per fornire per esempio un edificio di questo tipo, siamo tubi di questo tipo possono funzionare bene. Non sono soggetti a corrosione, però attenti, sono soggetti a deformazioni termiche e naturalmente non hanno una certa resistenza in trazione, nessuna resistenza a compressione. Allora, se voi volete, in alcune situazioni potete anche mettere in opera dei tubi in PVC o in polietilene, però se prevedete che sopra ci passano dei carichi, dovete costruire una protezione, per esempio in calcestruzzo, per ridistribuire i carichi. Allora tanto vale che usiate dei tubi per tutta la macchina. Dipende naturalmente da quello. Ecco, ci sono poi anche delle tubazioni di materiale plastica che sono rinforzate in fibra di vetro, però poi le caratteristiche che hanno non è che siano necessariamente molto diverse da quelle dei tubi PVC o dei tubi di PER. Materiale cementizio. Materiale cementizio è poco costoso. Si possono fare grandi diametri, lo potete rivestire anche internamente in modo tale da renderlo impermeabile, un poco aggredito da sostanze chimiche, e quindi per esempio va bene per le fognature. I giunti dei tubi in calcestruzzo o calcestruzzo armato sono giunti a costruire. Hanno una buona resistenza meccanica alla compressione, trazione mica tanto, ma cioè dipende, cioè la trazione è quella dell'armatura. Però non è, cioè qua in questo tipo di situazione le tubazioni più che a trazioni devono resistere alle compressioni, perché ci passano sopra dei camion o dei cami, come si dice dalle mie parti. Qui vedete ogni tanto, dove queste cose non sono state tenute in conto, che vedete ogni tanto passa un camion, magari c'è un cantiere, plac, il camion va dentro con una ruota che è dentro il mezzo della strada, perché sotto lì era stato messo in opera un tubo in materiale plastico, oppure un tubo non necessariamente in carichi, non erano stati calcolati in maniera corretta. Problema, i costi sono relativamente modesti, le pezzature sono piccole, perché il problema di queste tubazioni è che sono molto pesanti, avete bisogno di una piccola gru per metterli in giro. Qualcuno di voi è più forte, ma nessuno di voi ce la fa a sollevare un tubo da 60 cm di 2 metri, lunghezza di 2 metri. Forse l'uomo più forte della maniera. Non resiste alle pressioni interne, quindi tu mi prendi spruzzo per gli acquedotti? No. Da qualche parte, probabilmente in qualche rete di adduzione, ci sono anche tubi, ancora non sapete cosa sono le reti di adduzione, ma intanto io le nomino, e ci sono anche tubi in calcestruzzo. Però normalmente il materiale calcestruzzo, diciamo ordinario, è il materiale tipico per le dorsali delle reti di fognatura bianca, perché hanno resistenza alla compressione, costano poco, non sono soggetti a corrosione e tutto sommato si mettono in opera facilmente. Quindi l'altra cosa appunto è che ci sono grandi diametri, la fognatura bianca, mi renderete, oggi la chiamo bianca, ma anche se ho evitato di chiamarla bianca per tutto il corso, si chiama pluviale. La fognatura pluviale porta nelle fasi terminali
ha diametri dell'ordine dei metri, 2 metri, 3 metri anche, addirittura in alcuni casi non ci sono neanche i diametri commerciali tra di sufficienza, ma in quel caso si può costruire in loco, fare una cassaforma, no? A quel punto non serve neanche più fare i circolari, basta fare un canale rettangolare. Certo si fessura se non è posto in opera bene, ed è una cosa di cui tenere conto, ma questo fa parte del progetto della... Ma è strano che non ho neanche un disegno qua. Vabbè, come esercizio vi cercate delle... Ma questi vi cercate dei disegni dei tubi in calcestruzzo, delle fotografie di tubi in calcestruzzo, ma questi, se vedete un cantiere in giro in mezzo a una strada, 90% delle volte vedete un tubo in calcestruzzo. Tubi ingresso. Posso fare una domanda? Certo. Se si rompe uno di quei tubi in calcestruzzo con un bicchiere, come si fa a sostituire? No, scavare, tirarlo via. Prova a inserire un altro. E beh, dopo si può rompere il... cioè dopo in opera si possono fare tante cose, tipo... cioè in teoria, essendo giunto a bicchiere, non bisognerebbe partire... si parte sempre da valle, in una fognatura bianca. Una volta costruito c'è tutto... dopodiché se uno mette un pozzetto, può per esempio aprire, togliere il tubo, aggiungere un pozzetto e poi fare i raccordi opportuni, oppure alcune parti possono essere fatte anche. Uno dei vantaggi del calcestruzzo è che dei lavori si possono fare appunto in cantiere, insomma, no? Quindi posso appunto gettare in opera delle parti e delle cose di questo tipo. Però anche per il ferro uguale, per i tubi. Sì, è uguale. In questo caso. Cioè poi sì, l'operazione è evidentemente, cioè si usano dei punti di raccordo per fare questa cosa qua, tipicamente i pozzetti, perché poi dei pozzetti si possono inserire, si possono allungare, accorciare, tagliare. Cioè, questo vale per tutti i tipi di tubo peraltro, no? Altrimenti se non ci fosse una flessibilità di questo tipo, appunto, no, bisognerebbe rifare il rassunto della 10 km di fognatura e rifarla. Grasso materiale ceramico resiste all'aggressione chimica, non si fanno grandi diametri, non superiori ai 60 cm di solito interni, è costoso. Però, per esempio, per le fognature nere, quando non sia consigliato usare del materiale plastico, si possono usare il vino. È abbastanza fragile, si usa praticamente solo nelle fognature nere. Come viene fatta la posa in opera di questi tubi? Quindi questo è un esempio. Intanto, che tipo di tubo, di che materiale è quel tubo lì? Beh, il diametro com'è? Cioè la diametro, lo spessore del tubo è grande o è piccolo? Piccolino, diciamo. Lo spessore di un tubo di calcestruzzo è dell'ordine della decina di centimetri. Questi sono diametri piccoli, però lo stesso 5 cm. Lo stesso tubo in ghisa ha uno spessore abbastanza rilevante, non così come il calcestruzzo, un po' di meno, però lo stesso rilevante. Quindi questo o è un tubo in acciaio o è un tubo in plastica.
intanto. Quindi poi va, come vedete, questo è uno scavo con la sezione ristretta. Se voi fate un minimo di computo metrico alla fine di questo del lavoro che fate per questo corso, un minimo di costo metrico estimativo, vi rendete conto che il costo dello scavo è rilevante, cioè costa tanto lo scavo, è una porzione rilevante dell'intera opera. Quindi voi dovete cercare di costruire, di scavare il meno possibile, e questo lo fate in due modi: uno è quello di andare meno in profondità che potete, anche quando la rete è a gravità, e l'altro è non fate dei buchi in cui le pareti sono molto hanno una pendenza, hanno una bassa pendenza, così. Certo, è anche la qualità del materiale, del terreno in cui vi trovate, che vi dice come e quanto potete scavare, perché comunque la parte qui deve sostenersi, e questo ve lo dicono i miei amici e colleghi di geotecnica come si fa. In questo caso, in generale, uno cerca di disegnare sempre una sezione ristretta in modo tale che lo scavo sia il minimo possibile, salvo poi verificare che magari non è possibile, perché se fosse un terreno sabbioso, per esempio, dovrebbe fare diversamente. Certo, il committente paga sui metri cubi di terreno che voi dite deve essere scavato, quindi sto disegno qua che sembra una stupidaggine, poi alla fine va a determinare dei costi che possono essere rilevanti. In ogni caso, tutto il materiale dello scavo viene normalmente tirato via. Sul fondo dello scavo deve venire messa in questo caso della sabbia, che è specificato ben costipata. Significa che voi dovete fare un letto di sabbia, in questo caso comunque è una rete di fognatura, dovete, quindi funziona a gravità, perché poi dovete dare una pendenza, ve lo ricordate, attorno all'1 per 1000 o anche inferiore, vuol dire un metro ogni chilometro, pochi centimetri nell'ambito di pochi metri, capito? E quindi il fondo deve essere non solo regolare, deve essere molto regolare per poter dare le pendenze giuste, e deve anche mantenere questa regolarità nel tempo, perché sennò appena ricoprite non nulla funziona come l'avete messo voi. Poi, sabbia, perché sabbia? Perché l'abbiamo visto prima, perché in questo caso potrebbe essere di plastica il tubo, materiale plastico, ma se è di acciaio mettiamo della plastica, perché questo è un materiale drenante e va a diminuire la possibilità di corrosione. Poi rinfianchiamo a strati successivi con della sabbia e man mano costipiamo. Ci sono questi attuatori che vengono usati per fare questa operazione. Poi sopra viene messo il materiale di risulta o tuvenant, tutto quel che viene, cioè quello che avevate scavato prima. Adesso esistono dei macchinari che prendono il materiale di scavo e lo frantumano e lo rendono fine sottile, per cui viene anche più facile fare questo tipo di ricoprimenti, mentre prima era più dura stare lì a rompere il materiale per evitare che, per esempio, andasse a rompere le tubazioni o alterare le tubazioni o non si fosse una corretta ridistribuzione dei carichi sopra il sistema, perché qui la compattazione della sabbia serve anche a far sì che una volta che voi imponete un carico sulla superficie c'è una ridistribuzione più o meno omogenea del carico su tutto il diametro del tubo. Bene, in questo caso invece chi ha fatto, in particolare il progettista, ha ritenuto che non vi fossero le condizioni geotecniche tali per cui la sola sabbia garantisse una tenuta
della geometria della rete, e quindi ha predisposto che venisse fatto da una piccola cella in conglomerato cementizio che in qualche modo rende più stabile la posa in opera del tubo. Quindi, per esempio, queste sono opzioni che voi vi potete sbizzarrire a mettere. In realtà questo è più che ovviamente sarebbe uno dei temi del corso di progettazione di acquedotti e impugnature. Voi sapete, potete scegliere come facoltativo il prossimo anno, e che loro, questi due signori qua, hanno già fatto per una incongruenza del piano di studi, ma insomma tutti andrebbe prima fatto questo e dopo quell'altro. Ma loro sono più intelligenti, che sanno male, si vede, non so. No, vabbè. Va a prendere il culo. No, in realtà c'è una concorrenza per cui qualcuno che fa, coloro che fanno cambiamenti o vengono da fuori, fanno prima il corso che dovrebbe essere fatto dopo, e quindi poi io mi trovo sempre a dover aggiustare a posteriori le cose. Ecco, quindi vi ho messo questa ultima slide per rendervi conto che la scelta del materiale è solo una parte del problema. Come metterlo poi in opera, per esempio facendo sezioni di questo tipo, è un elemento interessante che ha dei risvolti sia nei costi, sia nella costruzione del cantiere, sia nell'analisi dei terreni e così via. Quindi, anche se è un disegno relativamente semplice, in realtà contiene molta ingegneria. E su questo tema intanto ci fermiamo qua.